Qui siamo in presenza di un attacco dello zio Rinco, è un coleottero che è un fitofago chiave, non chiave, ma insomma uno dei maggiori parassiti animali dell'olivo, e si riconosce perché lui va a incidere, soprattutto va a attaccare le foglie giovani dell'olivo e in modo particolare i margini, e li mangia in maniera particolare. Con dei semicerchi, questo effetto a mezzaluna, soprattutto nei margini. Si diverte ad andare qua e li mangia durante la notte. Allora, uno dei trucchi, questo qui è lo zio Rinco, è un coleottero. Non avrei detto che alla terina. Di solito sono in climi più caldi. Molto più climi più caldi. E lui che fa? Lui cresce, lui praticamente è nel suolo, sicuramente c'è da qualche parte gli adulti, e durante la notte sale, fa tutto un percorso e si va a mangiare le foglie più giovani. Allora, nel sud Italia hanno questo trucco, cioè di lasciarli qui, nella parte bassa, dei polloni. Ecco, per esempio, noi si è tagliato, ora se l'avevo visto volevo provare a fare questo esperimento, cioè di solito nel sud Italia li lasciano i polloni qui, così vanno lì, così mangiano solo questo, perché le foglie sono più giovani, sono molto più tenere, e quindi lui si ferma. Oppure nel sud Italia gli mettono una barriera qui, fisica proprio, di una gomma piuma, e lui praticamente trova questa barriera e non sale, e si blocca, non riesce a salire. Oppure lasciano una barriera sempre di materiale plastico, tipo anche molto soffice, come quasi gomma piuma, con imbevuta di una sostanza collante, e quindi li blocca lì. È un po' la stessa tecnica che, non so se vi è capitato di avere, non so, degli agrumi, quando sono in fioritura gli agrumi, i limoni, gli aranci, anche a casa, no? E le formiche lo fanno, no? Perché le formiche sono tremende, perché gli piacciono, no? Poi portano l'afidi da qua e là perché te l'attacchi, no? Infatti nel mio io ci ho messo una superficie di adesivo, e loro arrivano lì, si bloccano e poi dopo non vanno più. Basta usare a volte il cervello e si riesce a ottenere delle cose interessanti.